un'attrice esordiente appena sedicenne. Chi può dimenticare la sensualità di Martina Stella? Entrata nel cast di L'ultimo bacio, per la regia di Gabriele Muxindo, Martina Stella ha proseguito la sua carriera professionale rientrando in numerosi prodotti cinematografici e non solo. Oggi Martina Stella è anche influencer e vanta circa 500.000 di follower. Ma la vita di Martina Stella è cambiata moltissimo negli ultimi anni. Scopriamo insieme in che modo sportiva e impegnata a tenere compagnia ai suoi seguaci Instagram. Martina Stella prosegue i suoi tutorial in allenamenti alla portata di tutti. Ma non solo. Fa impazzire i suoi fan con particolari buongiorno che lasciano ingranare il ritmo giusto alle giornate, concedendosi anche in brevi esibizioni di ballo da perdifiato. Non troppo tempo fa, nello studio di Mara Venier, Martina Stella ha spiegato come ha iniziato il suo successo, nonostante sia originaria di un piccolo paesino in provincia di Firenze. Vengo da un piccolo paese vicino Firenze, ero lontana da tutto ma coltivavo il sogno di recitare, avevo anche studiato recitazione. Sognavo con quella fede che solo a quell'età si ha. Una mattina ero a una manifestazione della scuola e un signore con una giacca di pelle, in maniera timida ed educata, si avvicinò a me e mi disse: "Di solito non faccio queste cose ma tu hai una bella presenza, dovresti lavorare nella moda", e mi diede un bigliettino. Mia madre disse: "No ma figurati, uno che ti ferma per strada non sarà di certo una cosa seria". Un amico fotografo, invece, disse che lo conosceva ed era una persona seria e professionale. Così iniziai a fare qualcosa nella moda. L'esordio in L'ultimo bacio di Gabriele Muccino ha permesso di fare il grande salto. Mia nonna mi disse: "Non andare a Roma, cosa vai a fare? Ce ne saranno mille più belle di te". Mia madre mi disse, invece: "Vai ma resta con i piedi per terra, devi giocarti questa possibilità". Il primo provino andò bene ma non mi aspettavo la seconda chiamata. Quando arrivò, mia madre disse: "Andiamo". Prima di fare il provino mia madre voleva che mangiassi la pasta ma mi cadde sulla maglietta bianca. Volevo ritirarmi e invece alla fine ci andai e mi presero. Non immaginavo tanta fortuna perché il ruolo era piccolino. Oggi Martina Stella è anche mamma della piccola Ginevra, che spesso compare durante le sue performance. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram la dice lunga. Martina Stella è splendida in le jeans neri e reggiseno e i fan sono impazziti. Eppure, come affermato su Grazia, Martina Stella non è molto sicura di se stessa, non mi sento mai troppo sicura di me. Certamente, se non fossi stata carina, non sarei stata notata per strada e non avrei recitato in L'ultimo bacio, ma se mi guardo allo specchio vedo moltissimi difetti. I fan non sembrano badare molto ai suoi difetti e scrivono: "Mamma mia, altro che quarantena. Il paradiso così, stupefacente, non invecchia mai la Stella, perfetta".